Riprendiamo alla grande. Ehi, Ale. Iniziamo a creare ansia. Rocco, Rocco Rossitto. Ale, applausi tu Rocco. Con un titolo, dire, non dire, insomma, di te Rocco. Vai. Ciao, sono Rocco. Dal 2006 non sono dipendente, non ci sono ricaduto. Ho la partita IVA dal 2008, sono un freelance. Sognavo di iniziare un intervento al Freelance Camp così un po' come una riunione di alcolisti anonimi. Essere al Freelance Camp è proprio per chi appunto come me non ha un contratto da dipendente Cococò dal 2006, è un gran bel risultato. Allora oggi io vi racconterò in breve non il libro che ha questo titolo qui, dire qualcosa non vuol dire avere qualcosa da dire, però dentro ci sono una serie di cose che ci riguardano, che riguardano noi, che riguardano il nostro modo che abbiamo di comunicare il nostro essere, tra virgolette, freelance, ma soprattutto il nostro modo di seguire i clienti. Quindi è un libro un po' ibrido. Non si parla di personal branding, ma si parla di, appunto, comunicazione. Prima di questo mi presento. Sono un freelance, communication strategist, advisor freelance, perché poi a una certa età ti devi dare un job title. Per il resto, fondamentalmente faccio il lavoro che molti di voi fanno, un po' più sfaccettato. Vivo a Catania, ma giro grazie al ponte che ci permette poco tempo di essere in Calabria. Per il resto uso aerei normalmente. Lavoro con aziende, agenzie, altri freelance. Intervengo in workshop o in belli eventi come questo. Insegno, qualche master mi chiamano, soprattutto da 2 anni. Tengo un corso diverso rispetto al mio lavoro che mi piace molto in storia e teoria dei nuovi media, che mi ha permesso di riprendere a studiare, ampliare un po' lo sguardo. Sviluppo un po' di progetti da molti anni, ho scoperto che c'è qualcuno che veramente segue una cosa al giorno, che è questa newsletter. C'è stata Chiara, Carini, che mi hanno detto che veramente sono iscritte. Questa newsletter ha fatto 10 anni quest'anno, quindi è diventato anche un libro scaricabile gratuitamente, quindi non cerco di piazzare solo libri a pagamento. Su unacosaalgiorno.it trovate tutto ed è una guida per perdersi in rete, una guida turistica di internet, diciamo. E poi ho fatto un altro piccolo progetto che si chiama Micros, che è un festival piccolissimo dove anche lì cerco di andare oltre. Quindi insomma mi muovo un po' in tutti i sensi, non mi occupo solo strettamente del mio lavoro, perché sennò che palle. Allora, nella scheda introduttiva, ma in generale un po' in tutto il libro, ci sono tutta una serie di domande che io pongo a chi legge, ma io lo pongo a me stesso, no? Cosa posso dire, come posso dire qualcosa che sia utile, interessante per le persone che vogliono parlare con me, come posso essere di interesse senza creare un inquinamento comunicativo, visto che il tema è valore, anche questo ce lo dobbiamo porre come obiettivo. Sto prestando la giusta attenzione a chi come voi, per esempio, ha deciso di ascoltarmi, in che modo metto in discussione il mio modo di occupare spazi di attenzione e tante altre domande. A tutte queste domande c'è solo un'unica risposta vincente, che funziona sempre, che è un segreto, io ve lo svelo qui al Freelance Camp, che dipende, ovviamente. Dipende la risposta delle risposte nella vita, però una volta Marco Brambilla, super presenza del Freelance Camp, insomma, persona molto colta, fece una battuta a un evento che avevamo organizzato, dice: quanto costa un sito? Beh, dipende, dice, da cosa? Beh, come con la macchina e così via. Allora, dipende è la risposta strategica e metodologica che noi dobbiamo in qualche modo darci nell'affrontare tutto ciò che riguarda il nostro lavoro di comunicatori. Ma soprattutto io con dipende voglio dire una cosa molto chiara, che tutto quello che dirò io o che hanno detto le persone prima di me o dopo va messo in discussione. Non ha una veridicità assoluta, perché il tempo e soprattutto le persone che fruiscono dei contenuti, dei punti di contatto che noi abbiamo in ambito comunicativo, cambiano con la reazione, con le persone appunto che stanno attorno. Quindi dipende, di fatto è un po' una risposta paraculo, che per esempio viene molto osteggiata dai clienti, dalle aziende,
dalle agenzie di comunicazione, ma anche da freelance, per carità, che devono vendere il proprio lavoro. Scherzando, Paolo Ratto a Genova, con Tiwau abbiamo presentato il libro, dice: ma se io dico al mio cliente dipende, non stacco fattura. Ecco, io ne staccate poche fatture in generale nella mia vita, invece con questo lavoro, con quello che dico, è cerchiamo di staccare più fatture possibile con i dipende, perché saranno le risposte e la risposta più onesta che in qualche modo possiamo dare. E dietro a questa slide, che è una battuta, c'è un pensiero che è questo, no? Il non definito come approccio, premessa, approccio e metodo di gestione in tutte le attività di comunicazione interpersonale o tra aziende, brand e prodotti. Cioè, anche questa è un po' una cosa detta così, sembra un po' facile, però lo sforzo è di andare un po' oltre, no? Cioè, ogni qualvolta noi proviamo, io dico noi, ma insomma per non dire io, ma perché penso che siamo tutti nella stessa barca, proviamo a razionalizzare, a creare un pattern, a dire ma questa cosa anche con questa industry l'ho già fatta, funzionerà, e andiamo probabilmente incontro al naufragio. Se invece proviamo ad abbracciare questo piano B perenne, probabilmente siamo più pronti all'impatto che inevitabilmente, anche perché dico, è facile, potrei dirvi, quando siete convinti di fare qualcosa di figo, come poi funziona? No. Quando invece fate delle cose un po' bruttarelle, ve le pagano? Sì. Diciamo, questa è un po' una condizione costante che viviamo. Allora, l'idea di non avere, e quindi di mettere questo tra l'altro in un libro, no? Di mettere proprio a sistema il fatto di, verrebbe da dire, riniziare quasi sempre da zero, annullare l'esperienza, anzi grazie all'esperienza avere un approccio continuativo in direzione di un aggiornamento, di un cambiamento, è una strada che io cerco di percorrere e consiglio di percorrere a tutte. Veniamo un po' poi al titolo, no? Cosa vuol dire che dire qualcosa non vuol dire avere qualcosa da dire? È un po', io ho scritto che è un po' un grido di aiuto, no? Che faccio, che rivolgo anche innanzitutto a me stesso nel fare un passo indietro, ma non solo quantitativo rispetto a quello che noi decidiamo di comunicare o far comunicare alle nostre aziende, ai nostri clienti o anche a noi stessi. Sono frasi che possono essere, no, altissime o anche terra terra. Per esempio, per me terra terra è quello di aver deciso di non ricondividere il 100% delle storie in cui mi taggano, poche, però per dire, per non creare questa camera dell'ego ulteriore. E certo, mi dispiace che non posso magari ringraziare, in realtà lo faccio privatamente, però ho deciso in qualche modo di concentrarmi su quello che reputo importante per me o per chiaramente i clienti. Quindi provare a trovare, a seconda dei casi, delle situazioni, dei formati, provare a trovare un po' il punto della questione, il centro, che ovviamente è un circolo, non è un momento singolo, però di provare a mettere sempre più significato e a puntare sempre più all'importanza rispetto alla frequenza. Tutto il libro in realtà poi lavora così, tesi e antitesi, dico una cosa e mi smentisco, perché poi in realtà anche la frequenza può essere e può avere un valore. A un certo punto metto questa citazione del film Birdman. Nel metterla ho avuto un po' un conflitto, perché questo è un film del 2015 e già suonava male. Oggi suona ancora peggio. Volevo scrivere infatti che la popolarità è il cugino scemo del prestigio, però ho detto lascio la citazione ufficiale per porre una domanda. Andiamo tutti in direzione della popolarità con un valore negativo che do a questa parola, ma in realtà poi popolare può avere tanti aspetti invece positivi. Cerchiamo, puntiamo a essere popolari e non prestigiosi. Allora, quando le aziende, ma anche le persone, i creator, i freelance, hanno puntato storicamente, ma non in passato, ma anche recente, più a essere prestigiose, a dare, più che a cercare di essere in qualche modo,
hanno beccato una strada di valore, che ha avuto un valore, che ha un valore. Allora provare a concentrarsi al dare prestigio, all'essere prestigiosi, invece che a essere presenti. C'è un capitolo che dice ovviamente la formula della viralità non esiste, no? È uno spunto che personalmente, ma che ho visto applicare ad altri, ho applicato anche ad altri, può avvicinarci a un discorso di anche sostenibilità della comunicazione di quello che noi abbiamo da dire. E poi arriviamo appunto ai contenuti di valore, no? Il valore è il centro di questa giornata. Per chi si occupa di contenuti, di content marketing, il mantra è bisogna fare contenuti di valore, no? Ma quello che io ho registrato e registro è che non c'è mai la seconda domanda. Ma questo valore per chi è? Per le aziende che hanno una strategia di contenuto? No, noi dobbiamo ribaltare. Per citare, diciamo, lo stracitato in tutte le slide di quando si fa content marketing, pulizie del content marketing institute, dice una cosa semplice: se noi vogliamo estrarre del contenuto dalla nostra community valore, dobbiamo prima darlo. Dico, il freelance camp è un esempio classicissimo, cioè bisogna dare il valore. Allora, i contenuti di valore per chi? Alla base di una strategia di contenuto c'è questa domanda. Se noi pensiamo nei post che facciamo, nei piani, nell'email marketing, nel blogging, in qualunque aspetto, se noi pensiamo che il contenuto è di valore, se è di valore per chi lo fruisce. E in questo ragionamento tornano cose che io negli anni, infatti alla fine c'è una lunga lista di persone da ringraziare, metà sono presenti qua, l'altra metà è come se ci fosse. Se noi per esempio facciamo un twist nel pensare che le persone che fruiscono dei nostri contenuti non sono degli utenti, ma sono sono dei clienti, ma sono delle persone, probabilmente la nostra content strategy cammina verso già una direzione. Proprio perché il non definito per me è un approccio, non faccio esempi specifici di settore, di formato, eccetera, ma solo di mindset, mi verrebbe da dire. È stato facile fare queste slide che sono prese dal libro, perché è stato facile il libro perché le veniva prese dalle slide, no? Ci sono 10 anni di una mia cliente mi ha detto: ma che bello che hai dedicato il tuo libro a un titolo come una slide che avevi fatto per un corso per me. E detto, sì, certo, l'avevo un attimino utilizzato 150 anni prima. Però voglio dire, a un certo punto poi mi è venuta fuori questa cosa simpatica, mi sono gasato, no? Essere assenti se non si è in grado di essere importanti, ed essere importanti dove si decide di essere presenti, no? Madonna, ma cosa poi nel pratico cosa vuole dire? Allora, mi sono portato anche qua un esempio terra-terra. Ce l'abbiamo presente, no? Che cosa è questa? Quando si mette un rullino della Polaroid, la prima Polaroid che esce è un pezzettino di cartoncino in modo tale che non si bruci la prima foto. E quando l'hanno, questo ha un bel po' di anni, quando hanno rifatto tutto il brand, tutta la nuova operazione, ovviamente il marketing manager gli ha detto the logo bigger, a little bit bigger, gli ha detto, no? E quindi quelli gli hanno piazzato in questa cosa il Polaroid original, grande, ma tu già l'avevi comprato sta cosa. C'era bisogno di metterci il logo, cioè il grafico gli aveva detto ma mettiamolo qua a destra, quello è il marketing manager, ma no, go bigger. Poi a un certo punto sarà arrivato uno stronzo tipo, e gli ha detto ma perché invece di mettergli il logo non proviamo a essere un pochettino più importanti in un touch point che non serve a vendere, perché già il prodotto l'hai comprato, che non serve a distinguerti dal competitors, perché il competitors non ce l'hai, ma che serve un attimo a essere importante in quel punto in cui abbiamo deciso, perché poi in questo cartoncino stampare questa cosa, anche se un centesimo gli sarà costato, quindi noi abbiamo deciso di essere presenti. Allora a un certo punto qualcuno si è inventato le cartuzze della Polaroid, e quindi a un certo punto hanno iniziato a metterci delle frasette, wish you were here, oppure what happens in Vegas, stay in Vegas. Cioè hanno iniziato a essere importanti con dei microcopi, i copi qui presenti saranno super felici della citazione, per dire vediamo di lasciare un attimo un segno, vediamo di non convertire nulla, vediamo di non estrarre ma di dare valore, vediamo di fare digerire meglio che questa foto che ti costa 2 euro
alla fine però è una foto di ciò che è successo in Vegas. Allora poi, quello che io dico è, può essere grande pensiero, ma anche no, ma anche una cosa terra a terra. Allora, dov'è che noi stiamo decidendo di essere importanti? Perché poi questa domanda può rispondere a tutte le domande che ci sono, che ci facciamo. Ma TikTok lo devo aprire il profilo? Ma che facciamo? La newsletter, il blog, ci siamo passati in tutti. E ora l'AI, infatti, questo libro è abbastanza AI free. Qualche parola per contratto gliel'ho dovuta mettere, ma insomma, abbiamo sfangata anche dal sottotitolo. Allora, questa corsa, no, alla presenza, che in alcune situazioni, se sei il canale social di Netflix, grazie Graziella, che lì la presenza è importante, hai, puoi mettere anche 18 contenuti l'ora che funzioneranno, perché, ma siccome non siamo noi che gestiamo, non sono io che gestisco, se vogliono, se c'è il signor Netflix Italia e mi vuole chiamare, ha sempre a disposizione. Allora, quando è che noi decidiamo di essere veramente importanti? Allora, probabilmente una riflessione su questo ci prova un po' anche a, tra virgolette, distinguere da tutto il resto. Ora, io continuerò a comprare la Polaroid, perché quello è mercato, non... però la compro più contento, ma veramente. E andiamo verso la fine, e visto che siamo a Banca Etica, l'ho fatta apposta, no, c'era nel libro, però l'ho fatta apposta perché ero qui da Banca Etica, già lo sapevo ovviamente, c'è una parte del libro che è dedicato al brand activism. Ora, noi ce ne possiamo anche fregare del brand activism, eccetera, però in questo caso calza a pennello, e questa cosa vale per tutto quello che noi facciamo. Se non crediamo, se non facciamo prima e non crediamo a quello che facciamo, non ha assolutamente senso comunicare. Questa cosa è di una banalità dirla, che è attualissima, perché poi noi nel concreto, nei nostri clienti, nei nostri post, nei post degli altri, lo vediamo. Vediamo azioni alla Brumotti con l'acqua, quella prima bellissima, cioè, ma quelli non ci credono. Quella pubblicità là, io mi sento di dire che loro non ci credono, però dobbiamo comunicare la sostenibilità, no? E allora poi questo tipo di quel tipo di pensiero porta a quel tipo di prodotto. Allora, questo vale anche quando decidiamo di fare un post, non parliamo degli auguri di Pasqua su Instagram. Quanti di noi siamo costretti a fare gli auguri di Pasqua, per dire i saldi, poi ne parliamo, oppure gli auguri di Natale, no? Tanti auguri. Allora, per me, quando mi è capitato di poter fare degli auguri come volevo, io ho fatto fare solo a te e famiglie, basta. Allora, tanto vale giocare col paradosso, ma è quella cosa lì. Quando un'azienda ci fa gli auguri di Natale, è come lo sconosciuto che incontri, tanti auguri a te e famiglia, poi quello se ne va, e la persona che ti sta accanto dice, ma chi era quello? Ma chi se lo ricorda? Allora, rubiamo momenti di attenzione che in qualche modo sprechiamo. Con questo lavoro ho voluto fermare una serie di cose che sono successe, secondo me, nei miei 20 anni quasi di attività completamente diversa, e quindi ho detto, fra 3 anni, 4 anni questo libro avrà ancora valore? Probabilmente sì, ovviamente è relativo in base a chi viene letto, però ho cercato di mettermi un attimino da parte, di mettere da parte l'ansia, diciamo, del quotidiano, e dire fermiamo una serie di cose che sono talmente scontate che vengono spesso ignorate. E quindi grazie.